Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Domanda che le faccio di fare una cosa che al momento sembra apparentemente molto impopolare. Ma perché noi abbiamo spesso parlato di agende, no? Agende Monti, agenda Draghi. In realtà l'Italia ha di fronte a sé l'agenda dei doveri. Ci sono delle cose che non si possono non fare. Tu puoi negarle in campagna elettorale, puoi dire che i governi del passato hanno fatto un disastro sull'Europa, sul PNRR, sulla benzina, le accise, qualsiasi cosa. Poi alla fine, quando sei al governo, ci sono delle cose che non puoi non fare. Giorgia Meloni su almeno due questioni ha cambiato radicalmente idea, non sulle piccole cose come il superbonus, perché Meloni in campagna elettorale diceva che non avrebbe toccato il superbonus, sarebbe anzi protetto tutti coloro che avevano dei crediti, anche sulle accise aveva promesso che non sarebbe intervenuta, invece è intervenuta. Ma per esempio l'approccio sull'Europa, quando parla di aiuti di Stato, leggi, che provvedimenti che l'Europa deve fare per proteggersi dal protezionismo di Biden, Meloni dice oggi gli Stati non devono fare da soli, perché da soli non si va da nessuna parte. Quando parla di energia, Giorgia Meloni dice non è possibile fare da soli, bisogna che l'Europa sia più forte. Fino a 6 mesi fa ci raccontava invece che il problema dell'Italia era avere un'Europa troppo forte. L'Italia doveva essere più forte delle sue responsabilità, delle sue risorse, del suo sovranismo nazionalista. Quindi la Meloni nazionalista, sovranista, antieuropeista, forse con un passato anche, diciamo, fascista, e non c'è più quella cosa lì. Sta lavorando anche sul PPE, no? Sta lavorando anche sul PPE e sta creando un problema a Silvio Berlusconi anche su quel fronte. Ma anche al PD, perché il Partito Democratico e anche 5 Stelle hanno descritto un nemico che oggi non c'è più in quelle forme. Quindi va aggiornata l'agenda dell'opposizione, perché se tu combatti qualcosa che non c'è, alla fine sembri tu fuori. Allora, andiamo su Berlusconi, passando dal PPE, dal Partito Popolare Europeo, e quindi dalla posizione, il grande centro adesso si tinge di destra, si tinge di nero, no? C'è un lavorio per questo. Gianni Barbacetto e poi Nadia Urbinati. Silvio Berlusconi.